Il suo Governo, che oggi chiede al Senato la fiducia, è nato fuori dal Parlamento, per la terza volta consecutiva non scelto dagli elettori. Siamo stati con fermezza all'opposizione del Governo Letta, ma avremmo di gran lunga preferito che questo singolare cambio della guardia, i cui veri motivi, tra cui forse le imminenti nomine 500, non sono estranei, non sono ancora ben chiari. Avremmo quindi preferito che questo cambio si fosse verificato in modo trasparente, a viso aperto, nelle sedi adeguate, cioè nell'Aula del Parlamento, non in un colloquio privato poi ratificato nella direzione del Partito Democratico. Il governo che oggi chiede la fiducia si basa sulla stessa maggioranza che sosteneva il governo Letta e per di più lei oggi ha parlato di un vero e proprio governo politico. In nome dell'innovazione, che è la sua parola magica, abbiamo assistito per giorni alla trattativa più antica che si possa immaginare, un braccio di ferro su nomi e poltrone, del tutto svincolato anche dall'ombra di un contenuto. Ci viene detto da giorni e giorni che però tutto sarà diverso, perché a guidare questo governo c'è un altro Presidente del Consiglio, più dinamico, per usare le sue stesse parole, più ambizioso. Siamo i primi a sperare che sia davvero così per il bene del Paese, ma abbiamo seri dubbi che possa essere effettivamente diverso. Riteniamo che la paralisi del governo Letta fosse dovuta innanzitutto all'impossibilità di mettere in campo politiche coraggiose ed efficaci, impossibilità con una maggioranza spuria e divisa. Ma guardi, Presidente Renzi, è la sua stessa maggioranza che lei oggi ha qualificato come politica, non più di necessità, ma come maggioranza politica. Gli italiani, i lavoratori, i disoccupati, di cui, caro Presidente, a noi ci importa e molto, i cassintegrati, gli impoveriti, i milioni di precari, gli spaventati dal futuro, avrebbero invece bisogno di un progetto, questo sì, ambizioso, di reale cambiamento, fatto di scelte forti, in netta discontinuità con le politiche sbagliate che hanno ridotto così il Paese. In questi giorni, Presidente Renzi, lei ha costruito il suo governo pesando le percentuali, i record di giovani e di donne presenti nel suo governo e finanche quelle delle correnti del Partito Democratico, dei gruppi, gruppetti della sua maggioranza, confermando alcuni ministri uscenti. Noi certamente apprezziamo la presenza del 50% di donne nel suo governo, ma alla fine il risultato generale di questa alchimia è alquanto deludente e di poca sostanza. E lo dico con franchezza, con la scelta tra l'altro del ministro Guidi allo sviluppo economico, addirittura riproposto in tutta la sua urgenza il nodo da 20 anni mai risolto del conflitto di interesse. Ma le percentuali che toccano da vicino i giovani, le donne, gli uomini di questo Paese sono altre. Dicono che i disoccupati rappresentano più del 12% della popolazione, ma lei sa bene, perché lo ha citato, che il dato reale è ben più grave, tenendo conto dei moltissimi che ormai il lavoro neanche più lo cercano. I dati ci dicono che c'è un tasso di disoccupazione che tra i giovani ha superato il 41%, e sia nel totale complessivo che in quello giovanile le donne sono le più penalizzate, le giovani donne del Meridione più di tutti. I dati che interessano gli italiani sono quelli che vedono la chiusura di 50.000 aziende solo nel 2013, al ritmo di 93 al giorno. Sono i numeri degli esodati, Presidente, su cui è sceso ancora una volta un silenzio assordante da parte di uno Stato che ha tradito un patto con quei cittadini. Sono i dati che fissano l'istantanea tremenda di un quarto della popolazione che vive in povertà o rischia di finire in quell'abisso. Lei le ha accennate anche lei alcuni di questi dati, ma le diciamo con franchezza, non abbiamo ben capito come lei pensi di affrontare questa drammatica emergenza, quali misure, provvedimenti concreti mettere in campo. Ora, la sua baldanza con cui ha parlato, temiamo che, incoraggio certamente, ma temiamo sia insufficiente. Noi come Sinistra Ecologia Libertà la sfidiamo apertamente
sulle questioni più urgenti, in primis il lavoro, non sull'ennesima questione delle regole, che non ha mai prodotto un posto di lavoro ma solo sottrazione di diritti, ma su come creare posti di lavoro, su come impedire che altri ne perdiamo, che è l'emergenza dell'emergenza. La sfidiamo quindi su un piano straordinario per il lavoro, investendo nel risanamento, nella messa in sicurezza del territorio contro il dissesto di questa nostra Italia che si sta sbriciolando giorno dopo giorno, nella rigenerazione urbana, nei beni culturali, nella bellezza del nostro paesaggio, nell'edilizia scolastica di cui ha fatto cenno, nelle tecnologie verdi. Noi, e non solo noi, proponiamo da anni l'adozione di un reddito minimo garantito, una misura presente praticamente in tutta Europa, che dia ai disoccupati, ai giovani in particolare, un minimo di protezione. Sulla politica fiscale, Presidente, anche noi diciamo basta chiacchiere. Non basta purtroppo mandare a casa la dichiarazione dei redditi, che aiuta certamente, ma bisogna ridurre il prelievo sui lavoratori pensionati e sulle piccole imprese e spostare il peso sulle rendite finanziarie, su chi più possiede, e sono ancora un numero che possiede, come lei sa dai dati di Banca Italia, praticamente la metà delle ricchezze del nostro paese, il 10%, e provare ad aggredire anche dal verso delle politiche fiscali le gigantesche disuguaglianze che si sono prodotte negli ultimi anni. Quindi anche noi diciamo basta declamazioni inconcludenti. Anche, non basta citare la scuola e la cultura, è necessario ora passare dalle parole ai fatti. Bisogna investire, ancora investire, e fare questa scelta per il futuro del Paese. Sul fronte della riduzione delle spese, i cittadini, guardi, non vogliono solo la riduzione dei costi della politica, giusta e sacrosanta, ma vogliono anche la riduzione delle spese inutili e dannose, come quelle degli F-35, delle spese militari, delle opere che costano e devastano il territorio. Insomma, serve un'altra idea di sviluppo per questa nostra Italia, basata su qualità, innovazione, ecologia, sulle vocazioni del nostro Paese. In materia di diritti civili, a partire dallo Ius Soli, la cultura degli italiani, guardi, è molto più avanzata di quella del suo ceto politico. È necessario varare leggi adeguate che non sacrifichino la sostanza in nome di quella mediazione a cui lei ha fatto cenno. Sul semestre europeo, Presidente Renzi, crediamo che a fronte dei parametri europei che soffocano ogni possibilità di ripresa non bastino più le critiche generiche o il richiamo agli Stati Uniti d'Europa, al nostro sogno dell'Europa, ma sia oggi necessaria un'azione immediata, concordata con gli altri paesi europei che si trovano in situazioni analoga, per esigere la modifica di quei parametri. Siamo a un bivio ora. O si esce dalle politiche del rigore, dal recinto soffocante del pareggio di bilancio, l'Italia, o meglio coloro che fino ad oggi hanno pagato tutti i costi della crisi, non ce la faranno. Abbiamo letto che ha ricevuto una telefonata da Obama, Presidente, che forse, diciamo, il confronto con quello che hanno fatto gli Stati Uniti ci potrebbe aiutare. Gli Stati Uniti hanno fatto esattamente il contrario di quello che ha fatto dell'Europa. Per uscire dalla crisi hanno cominciato ad investire, a fare in modo appunto di creare posti di lavoro, e quindi forse all'inizio hanno avuto difficoltà sul pareggio di bilancio, ma oggi c'è la ripresa. Di tutto questo non abbiamo sentito niente, se non titoli generici per ora, come niente avevamo visto fare dal governo precedente. Ma per la verità una differenza sostanziale tra questo governo e l'ultima fase del governo Letta bis, se così si può dire, c'è. Si tratta di una novità però che non ci rassicura affatto. Questo governo infatti si basa anche sull'asse e sulla profonda sintonia con Forza Italia. L'alleanza è esplicita sul fronte della riforma elettorale, di quelle istituzionali, e già questa esistenza di una doppia maggioranza è bizzarra e inquietante. Lei sa cosa noi e le critiche che noi facciamo su quella proposta di legge elettorale, gliel'abbiamo detto e gliele ripeteremo.
E quindi per questi motivi, non per pregiudizio, che voteremo contro questo governo e che non possiamo nascondere il nostro pessimismo. Speriamo, e lo dico senza alcuna retorica, di sbagliare. Ci auguriamo di essere smentiti dalle leggi, dai provvedimenti che il suo governo adotterà. Presidente, lei può star certo che se il suo governo sarà all'altezza delle nostre sfide, delle sfide del Paese, se proporrà leggi utili per i lavoratori, per i cittadini, per l'ambiente, a favore dei diritti civili, per una giustizia davvero giusta, noi non faremo mancare il nostro contributo. C'è però un'altra domanda finale che voglio farle. Concluda, questo governo nasce con l'ambizione di arrivare fino alla legislatura. Quando si arriva, perché alle elezioni alla fine ci si arriverà, ci si arriverà, eppure arriveranno queste elezioni. Come lei, dopo che ha governato col centrodestra, penserà di riproporre un'idea di governo alternativo, di cambiamento per il Paese? Con quale alleanze? Perché in Sardegna, Presidente, non ha vinto solo il PD, ha vinto con un'alleanza che ha costruito un progetto serio per quella regione. Non è una domanda retorica, è per noi concreta e urgentissima, per cui noi crediamo che solo un nuovo centrosinistra possa operare le politiche necessarie al Paese. Noi, come Sinistra Ecologia e Libertà, a questo progetto non intendiamo rinunciare. Il nostro voto oggi contro il suo governo ha per noi anche questo significato: lasciare aperto